Ma buongiorno a tutti, cari ragazzi, e benvenuti anche questa mattina all'appuntamento con la mia sbarbata. Forza, forza, che è venerdì e comincia il weekend. Ancora poche ore di lavoro ci separano dal weekend. Naturalmente, un buon weekend anche a coloro che invece nel weekend lavorano o per determinati lavori, per esempio penso al settore del turismo o per lavori su turni, penso agli infermieri, ai medici, e a tante altre categorie. Ad ogni modo, buon weekend a tutti. Proseguo questa mattina il mio desiderio e la mia ricerca di una fragranza fresca, anche perché il clima è diventato incomincia a diventare afoso. Ieri in particolare c'era un'aria strana con questo bagliore, con questo chiarore diffuso e un caldo un po' afoso. Quindi ieri ho cominciato a sentire caldo, a dire la verità. E quindi ieri sera, quando dovevo scegliere ed assemblare il mio set, sono andato alla ricerca di un'altra fragranza fresca dopo quella che ho utilizzato ieri di Gentleman's Nude Juniper Reverie, e l'ho trovata, ragazzi, in un sapone, in un brand che io amo, che è Noble Hot, e in particolare in questa che credo sia la seconda uscita, mi pare, della serie Cards, laddove le nobili lontre assumono proprio le sembianze, delle, raffigurazioni delle carte da gioco, da poker ovviamente, o francesi se preferite. Questa uscita è dedicata a Jack, a questa nobile lontra di alto lignaggio che è Jack. Guardate già l'immagine, mi piace tantissimo, ragazzi. Infatti ho comprato anche le carte proprio da gioco dedicate alla serie Cards, e la fragranza è molto molto stuzzicante, molto molto fresca, perché praticamente delle note di arancia, limone e lime vanno a incontrare aromi terrosi come le bacche di ginepro e le spezie, per poi fondersi praticamente, incontrare un fondo di muschio ed eleni, mantenendo comunque questa freschezza esuberante e scintillante di apertura. Sapone di qualità che a me piace, anche se la persistenza in generale è un po' bassa, la persistenza delle fragranze. Naturalmente ho il suo aftershave in coordinato ed ho preso anche il balsamo, questo Unscented Bale, che quindi è un po' un jolly, rimanendo in tema di carte, va bene su tutte le profumazioni. Come da solo, ragazzi, vado ad utilizzare stamattina il Lazzolock, praticamente Game Changer piastra 1.05. Ieri ho sentito il richiamo di questo rasoio. Ma io veramente, ragazzi, non è che sto qui a scherzare, veramente sento, mi guardo i rasoi e allora sento poi che l'occhio cade su un rasoio e lo scelgo. Ieri sono stato attirato dal Lazzolock Game Changer piastra 1.05, quindi abbastanza aggressiva, ma io non possedevo un Game Changer. C'era questo disponibile e anche in offerta, c'era qualche sconto, e quindi, a dire la verità, non ci pensai due volte e l'ho preso. Poi a me i rasoi, diciamo, aggressivi piacciono, quindi dissi uno più uno fa due e l'ho preso. Allora, ragazzi, ecco qua assemblato il rasoio. Vedete che bella lama sporgente che ha, questo è allineato,
bella solo con un bel grip con questo manico UFO, e invece come pennello andrò ad utilizzare un Omo Brushes, eccolo qua, con questo bel manico in resina giallo e venature viola fucsia e un bel ciuffo in tasso Lorsch da 29 mm. Bello, bello, bello. Allora, direi a questo punto che possiamo anche cominciare il rituale andando ovviamente a detergere il viso con il detergente ai carboni attivi Daily Skin Cleanser. Cominciamo, ragazzi. Bene ragazzi, ed andiamo a detergere il viso. Bene, e quindi ragazzi possiamo andare con l'applicazione del panno caldo. Bene ragazzi, il panno caldo è anche andato, quindi procediamo adesso con l'applicazione dell'olio per barba alle mandorle dolci di Estro Cosmesi. Bene, a questo punto ragazzi possiamo procedere a montare insieme il sapone. Quindi vado a spostare il cellulare a favore di inquadratura scatol, dove già al suo interno ho messo la quantità di sapone necessaria e procediamo insieme al montaggio. A tra poco. Ed eccoci qua ragazzi, come potete vedere il sapone è già nella scatola, il pennello l'ho tenuto in ammollo durante i preliminari della lasatura e ne ho strizzato il ciuffo, quindi adesso è umido, possiamo procedere al montaggio. Ragazzi, io direi che ci siamo perché il pastone si è ben formato e compatto, lucido, pieno di bollicine di aria, quindi siamo pronti sicuramente per andare ad insaponare il viso. Vado quindi a riposizionare il cellulare a favore di inquadratura frontale e ci vediamo tra poco. E quindi ragazzi, procediamo ad insaponare il viso con questa bellissima schiuma di Noble Rotter Jack.
Montaggio, ragazzi, eccezionale. Saponi che io adoro perché veramente sono dei saponi belli di qualità, veramente. Bene, ragazzi, a questo punto procediamo con il primo passaggio. Quindi Razorock Game Changer armato con lametta Rapida Swedish Superstin, forse non ve l'ho detto prima, me ne sto rendendo conto adesso, eccola qua. E procediamo con il verso del pelo. Bene ragazzi, il passaggio del pelo è andato, procediamo a sciacquare il viso. E da questo punto, ragazzi, andiamo di nuovo di panno caldo. Bene ragazzi, e a questo punto possiamo procedere nuovamente ad insaponare il viso. Bene ragazzi, possiamo procedere allora con il verso obliquo o traverso.
Benissimo ragazzi, quindi procediamo a sciacquare nuovamente il viso ed andiamo nuovamente ragazzi di panno caldo. Molto bene ragazzi, procediamo nuovamente ad insaponare il viso. Un montaggio davvero cremoso, davvero scorrevole ed idratato. Eccezionale, ragazzi, sono saponi molto belli, Noble Rotter. Allora, prima di procedere con il verso del contropelo, ragazzi, devo andare a recuperare la tavoletta Freezer. La tavoletta Freezer è una salvietta bianca come questa che io ad inizio rasatura, prima ancora di cominciare, bagno per bene. Piego in quattro in questo modo, strizzo per la parte di acqua proprio che gronda e inserisco in posizione orizzontale nel freezer come se fosse una pizza. In questa mezz'ora abbondantemente trascorsa, ovviamente, la salvietta è diventata rigida come una tavoletta, ma io la prendo, l'appoggio sul lavabo, così mentre vado di contropelo la tavoletta si ammorbidirà e potrò utilizzarla in viso. Quindi a questo punto ragazzi vi lascio per qualche secondo e vado appunto a recuperare la tavoletta Freezer. A tra poco. Ed eccola ragazzi, la tavoletta Freezer che non si piega e non si spezza, ma si ammorbidirà mentre noi andiamo di contropelo. Perfetto ragazzi, il contropelo è andato alla perfezione, bel rasoio confortevole, veramente mi è piaciuto. Quindi ragazzi, in proposito al rasoio voglio dirvi che questo fosse un po' aggressivo per chi comincia ad approcciarsi alla rasatura, però ci sono le piastre con una minore aggressività che vanno benissimo. Si parte dalla 0,68, quindi avremo il Game Changer 68, il 72 che sarebbe 0,72, l'84, 0,84, quindi tenete in considerazione questo rasoio anche voi che vi state approcciando alla rasatura e magari volete fare un upgrade del vostro
posso attuare da solo con una piastra meno aggressiva. Questo è il mio consiglio. Valutiamo adesso l'opportunità, necessità di qualche ritocco. Bene ragazzi, io direi che assolutamente va benissimo così, sono molto soddisfatto e del sapone che era comunque una certezza perché io amo i Nobledotter e del rasoio che mi è piaciuto, mi ha soddisfatto. Vado a questo punto con una insaponata di cortesia. E mentre io mi godo, ragazzi, questa insaponata di cortesia che non prevede ulteriori passaggi di rasoio, ovviamente, ma è solo una passata per godere delle proprietà del sapone e di questa profumazione fresca, incomincio un poco a sistemare il tutto e noi ci vediamo tra poco per proseguire con la skincare del viso. A tra poco! Bene ragazzi, io ho sciacquato anche il viso e quindi sono prontissimo per l'applicazione della salvietta frizzer. Eccola qua ragazzi! Bene ragazzi, la salvietta freezer è andata, asciughiamo il viso sempre tamponando senza strofinare. Da notare ragazzi l'asciugamanina fashion di Bluebird's Revenge, è con questo teschio molto carina. Ok, e da questo punto ragazzi possiamo già procedere con l'applicazione del talco finissimo di Club Men Pinot. E da questo punto ragazzi io lascio un attimo assorbire il talco, finisco di sistemare e ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, a questo punto possiamo procedere con l'applicazione della crema riparatrice Pro Victis del saponificio Varisino.
E mentre lascio che anche la crema del saponificio varesino si assorba, finisco di sistemare e noi ci vediamo tra poco. Ed a questo punto, ragazzi, possiamo procedere con l'applicazione del balsamo dopo barba senza profumazione di Noblerotter Bare. Eccolo qua. Molto comodo questo vasetto, ragazzi, vedete, che vi permette di poter prelevare comodamente il prodotto senza residui e senza sprechi, con una bella spatolina, e quindi poi lo andiamo a spalmare in viso. E mentre, ragazzi, lasciamo che anche il balsamo si assorba, io finisco di sistemare e noi ci vediamo tra poco. E possiamo andare, ragazzi, finalmente di splash con l'aftershave di Noble Otter Jack serie Cast. Sono 5 uscite, la serie Cast. Jack, Joker, The King, The Queen and Ace. Mamma, ragazzi, quanto è buono, fresco. Si sente il limone proprio, il lime, l'arancia, e poi c'è questa componente erbacea, terrosa del ginepro, del muschio. Eccezionale. Peccato, peccato, ragazzi, io lo dico con onestà, che sia poco persistente, però vi giuro che è una profumazione bellissima. Questo aftershave è un po' oleoso, quindi ha anche funzioni emollienti. Parliamo comunque di prodotti di grande qualità, che peccano un po' in persistenza, perché le profumazioni sono ottime, ma sono poco persistenti. Balsamo, dicevo, pardon, aftershave un po' oleoso, che però già si è assorbito. Io ne metto un altro po', perché è un bel prodotto, ragazzi. A me piacciono tanto le Noble Runt, veramente. Potrebbe darvi là per là quella sensazione di appiccicoso, ma vi assicuro che poi si assorbe e la pelle diventa bella, liscia, riposata, sbarbata, come appunto il sederino di un neonato con un bel BBS. Ecco qua, ragazzi, vedete? Data benissimo la sbarbata, sono molto contento. A questo punto, prima colazione di ordinanza, applicazione della Rescue Potion di Zingari Man, soluzione oleosa, altamente idratante, ma di facile assorbimento. E poi applicazione dell'acido ialuronico multifunzione, questo va bene da applicare sulla pelle, sulla barba lunga e anche tra i capelli, nel cuoio capelluto, e poi ci sta bene come filo conduttore perché riprende la nota agrumata e fresca, fresco di Sicilia by Pantarei, estratto di profumo. Non mi resta, ragazzi, a questo punto che ringraziarvi per essere stati fin qui con me, avermi tenuto compagnia nella mia sbarbata di stamani. Vi lascio una buona giornata, un buon proseguimento di giornata, un buon lavoro e noi naturalmente ci vediamo al prossimo video. Vi aspetto tutti e vi ringrazio ancora. Ciao a tutti, ragazzi.